Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento online. Oggi siamo in provincia di Catania, in compagnia del comune di Mascalucia e presenteremo un nuovo servizio digitale attivato dal comune, che è lo sportello telematico dell'edilizia. Lo sportello telematico è uno strumento che permetterà a tutti i professionisti di inviare le pratiche online. Le pratiche potranno essere inviate comodamente da casa o dal proprio ufficio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Non sarà più necessario quindi recarsi in comune, ma si potrà inviare una pratica direttamente da casa o da qualunque altro luogo. Lo sportello telematico è lo strumento adatto per un'amministrazione moderna e soprattutto digitale. Vi ricordo che il portale è già attivo, quindi per chi volesse vedere la struttura dello stesso, basta andare su www.sportellotelematico.comunemascalucia.it e vedere appunto la struttura. Ringrazio tutti gli ordini professionali per essere stati disponibili nell'organizzare questo evento. Ringrazio in particolar modo i periti industriali che hanno concesso il patrocinio e due crediti formativi, i geometri, il patrocinio e due crediti formativi, e l'agronomi e i forestali, il patrocinio e 0,25 crediti formativi. Vi do due indicazioni tecniche prima di iniziare, potete fare tutte le domande che volete. Durante il corso dell'evento troverete appunto l'apposita chat nella barra degli strumenti in alto a destra e dopo l'intervento del mio collega Giovanni Sacco ci riserveremo diversi minuti per rispondere alle stesse. Per chi deve ottenere i crediti formativi ci penseremo noi a mandare poi agli ordini professionali il vostro nome, quindi non dovete mandarci i vostri dati personali all'interno della chat perché ce li avete già comunicati nel momento dell'iscrizione, quindi ci penseremo noi. Per iniziare ufficialmente il nostro evento lascio la parola a Vincenzo Magra, sindaco del comune di Mascalucia, quindi lascio a lei la parola, sindaco. Buongiorno, grazie, grazie chiarissimo per l'esposizione, grazie alla Maggioli e a tutti coloro che sono collegati, quindi collegio, gli ordini professionali, perché oggi abbiamo l'onore e l'orgoglio di presentare questo ambizioso progetto che la nostra amministrazione è riuscita a mettere in campo grazie al buon operato sia dell'ingegnere Puglisi che il nostro responsabile dell'ufficio CED che si è occupato di tutta quella che è stata l'attività informatica del nostro comune, così come il dottor Gibilisco che vedo collegato, che è il nostro responsabile dell'area urbanistica e che adesso approfondirà insieme a voi quelli che sono appunto gli obiettivi raggiunti attraverso questa iniziativa che reputo appunto prioritaria perché fino ad oggi, come ben sappiamo, tutti gli uffici tecnici sono stati oberati nonché invasi da una moltitudine di persone che avevano necessità di chiedere certificati o presentare pratiche o documentazioni. Invece adesso il comune di Mascalucia può, soprattutto in periodo di pandemia, quindi ancora più importante raggiungere questo risultato, quello di poter offrire un servizio pubblico a tutta la cittadinanza, come ben le diceva poc'anzi, che il dottor Sacco immagine esporrà da qui a poco, nel quale si potranno presentare pratiche o soprattutto anche richiedere certificati, quindi evitare le file o la presenza in presenza appunto presso la nostra amministrazione, che snellirà sia l'iter procedurale, nonché la tempistica certa di quello che saranno chiaramente tutte le istruttorie delle pratiche o della richiesta di certificati. Quindi per questo ringrazio tutti, in particolare la Maggioli che si è occupata di questa attività, così come dei nostri uffici che hanno ben operato al fine del raggiungimento di questo obiettivo. Un caro saluto a tutti e perdonatemi se io mi allontano perché proseguo nella mia attività amministrativa. Benvenuti a tutti e buon lavoro, grazie. Grazie mille a lei, Sindaco, per l'intervento. È sicuramente uno strumento innovativo che avvicina ancora di più il cittadino alla pubblica amministrazione. E in queste 2 orette che passeremo insieme vedremo nel dettaglio, insieme al mio collega Giovanni Sacco, come si utilizza lo sportello e come si presenta una pratica. Ora lascio la parola a Alfio Gibilisco, responsabile dell'area urbanistica del Comune di Mascalucia. Quindi a lei la parola. Buongiorno a tutti e niente, oggi è sicuramente un nuovo inizio per quanto riguarda l'urbanistica del comune di Mascalucia. Finalmente anche noi ci siamo attrezzati di un portale per l'edilizia, appunto il SUE, e questo, per questo devo ringraziare sia l'amministrazione e tutto questo nasce soprattutto dalla sinergia che si sono creati tra gli uffici del CED e dell'area urbanistica, i quali con grande sacrificio e professionalità, nonostante la carica carenza di personale,
siamo riusciti a trovare il tempo e lo spazio da dedicare appunto alla realizzazione di questo ambizioso progetto per quanto riguarda l'urbanistica a Massa Lucia. Quindi da oggi si aprirà una nuova era, oserei dire, perché non c'è più la necessità di arrivare direttamente al comune, venire al comune, aspettare, fare file, protocollare, ma bensì la pratica si può presentare direttamente dallo studio, da casa, insomma tutto quello che verrà richiesto. Ovviamente, secondo me, daremo noi almeno un margine di tempo di circa 30-45 giorni per far sì che si possano accettare, cioè si può operare col doppio binario, quindi tramite lo sportello telematico e sia anche con il metodo tradizionale che è stato utilizzato fino ad oggi. E daremo questo tempo affinché affiniamo e affineremo se ci saranno dei problemi, cercheremo di risolverli insieme e dopodiché partiremo definitivamente con lo sportello telematico. Niente, ringrazio tutti i colleghi che hanno fatto sì che questo progetto si possa realizzare. E per questo devo ringraziare l'ufficio informatica del Comune di Massa Lucia e tutti, dico tutti i colleghi dell'area urbanistica. Grazie. E Grazie mille. l'amministrazione che ci ha dato la possibilità. Grazie mille a lei. Abbiamo qui con noi anche il presidente dell'Ordine dei Geometri della provincia di Catania, Agatino Spoto, quindi lascio lei la parola per un saluto. Grazie, grazie per la parola. Io vi do il buongiorno, buongiorno a tutti, il mio buongiorno personale e vi salutano tutti i geometri della provincia di Catania. Siamo stati contenti nel dare il patrocinio a questo seminario. Ringrazio sia la Maggiori, ma soprattutto l'amministrazione comunale, il sindaco, il responsabile dell'urbanistica. Come sapete, noi collegi professionali siamo stati chiamati in diversi comuni della provincia di Catania per l'attivazione dello sportello telematico. Questo sportello telematico mi dovete consentire che è il successo per sburocratizzare proprio tutto quello che si fa negli enti pubblici. Io vi posso testimoniare che noi geometri siamo testimoni dell'innovazione già di anni fa col catasto. Col catasto, anni fa, quando si è incominciato a digitalizzare un po' tutto, dai professionisti, è stato in un primo momento, intrapreso con molto distacco questa innovazione, ma vi posso dire che è una conquista. È una conquista per tutti i professionisti perché non andare a fare quelle file più negli uffici pubblici, ma poter presentare una pratica anche la notte o la sera o in qualsiasi orario del giorno, credete che quando ho iniziato io era qualcosa di demagogico totalmente. Quindi che benvengono queste innovazioni. Posso fare i complimenti, io sono entrato proprio nello sportello telematico comune di Massa Lucia e devo fare proprio i complimenti perché ci sono tanti sportelli in provincia di Catania. Questo della Maggioli è sicuramente un ottimo sito. Ho visto ben fatto. Oltretutto, non sono io a fare complimenti alla Maggioli, presente un po' in tanti comuni, in tanti stati della Comunità Europea. Quindi che benvengono queste società. Da ora in poi il Comune di Massa Lucia, come tanti altri comuni della provincia di Catania, snelliranno queste prassi burocratiche e per noi geometri e per tutti i tecnici sarà un'innovazione utilissima e per questo ringrazio l'amministrazione comunale per essere così sensibili a questi temi. Io
non voglio rubare più tempo, vi mando i miei personali saluti di tutti i geometri della provincia di Catania e vi auguro un buon proseguimento dei lavori per questa mattinata, per questo seminario. Grazie. Grazie mille a tutti per il vostro prezioso intervento. È importante dire che c'è stato un grande lavoro da parte di tutti gli uffici comunali per riuscire a raggiungere questo risultato. Adesso andremo a vedere con Giovanni Bonatti, manager del gruppo Maggioli, i risultati di questo progetto. Una collaborazione fondamentale tra il comune e i nostri tecnici. Giovanni inoltre ci presenterà gli strumenti digitali che serviranno per accedere e ad utilizzare lo sportello. Quindi lascio a te la parola, Giovanni. Grazie Roberto e soprattutto grazie anche al Comune che ha voluto poi organizzare questa presentazione, quindi è anche una presentazione che viene fatta in modo condiviso e concertato con tutti i cittadini, quindi una cosa anche molto bella, perché spesso quando si fa l'innovazione ci si dimentica che poi l'innovazione debba essere anche presentata al pubblico e diciamo non solo messa su un sito del computer attraverso un link per essere appunto usata dai cittadini. Quello che presentiamo oggi è un progetto molto importante che si inquadra in numerosi progetti, politiche che stanno avvenendo a livello nazionale. Ricordiamo tra tutti quello che proprio viene chiamato, come vedete nelle mie slide, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutte le sere ormai le sentiamo parlare telegiornali, in qualche modo il PNRR cita proprio la digitalizzazione dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione come elemento fondamentale di ripartenza del paese. Ma in particolar modo il Comune con questo progetto va a soddisfare una norma recentissima che poche amministrazioni sono già pronte a soddisfare, che è l'attuazione delle misure urgenti per la semplificazione, che dicono come i comuni debbano mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti, strumenti telematici per presentare pratiche accessibili attraverso l'identità digitale. Come vi farà vedere poi il mio collega Giovanni, identità digitale che vuol dire accedere a un sistema attraverso la propria carta d'identità elettronica, una carta nazionale dei servizi, quali per esempio quelle rilasciate dall'ordine o la tessera sanitaria che abbiamo in tasca, oppure attraverso SPID, che è il sistema pubblico di identità digitali. Il Comune ha soddisfatto un altro requisito importantissimo, che era la possibilità di far pagare oneri dovuti sulla pratica online attraverso un sistema chiamato PagoPA, che consente non solo di presentare la pratica in modalità telematica da casa, ma anche di pagare senza uscire da casa, e in particolar modo il Comune sta soddisfando un principio fondamentale, che è il principio della certezza dei tempi, perché tu professionista, quando presenterai la pratica, sarai sempre consapevole dei tempi entro i quali il Comune si impegna a rispondere, ma man mano l'ufficio tecnico gestirà il procedimento, il sistema segnalerà tutti gli step in cui si trova la pratica. Quindi anche un bellissimo progetto in termini di trasparenza e di conoscenza. Quante volte i professionisti capitava che dovessero chiamare in comune per sapere a che punto era una pratica, che protocollo era stato dato una pratica, quando era passata in commissione o altro. A questo punto tutte queste informazioni vengono date online. Tutto quello che stiamo facendo vedere oggi per comodità lo stiamo facendo davanti a un computer, ma sappiate che il sistema che vi faremo vedere può essere usato, consultato anche da tablet o anche da smartphone. Io ho parlato di identità digitale, chi volesse può entrare a consultare informazioni con SPID e non l'ha ancora, può averlo andando in posta oppure stando comodamente a casa www.spid.gov.it e in 5 minuti può chiedere SPID. Qualche tempo fa sembrava molto difficile avere SPID, tenete conto che ho catturato questa slide l'altro ieri che eravamo a 26 milioni e qualcosa, questa mattina eravamo a 27 milioni e 72 cittadini italiani che hanno chiesto o ottenuto SPID, quindi vi garantisco che è facilissimo da avere oggi. Poi se qualcuno non ha dimestichezza col PC può andare tranquillamente in posta. È stato un progetto importante
un progetto fondamentale anche di riorganizzazione, perché noi oggi stiamo guardando la punta di un iceberg, ovvero lo sportello telematico per i professionisti, per i cittadini. Ma tutto questo è possibile perché sono stati mesi di lavoro anche per digitalizzare i processi interni e per, insieme ai settori tecnici, andare a definire anche una lavorazione della pratica in modalità digitale. Quindi i numeri lo dimostrano. Abbiamo messo online 74 procedimenti che possono a questo punto essere presentati e completati da casa. 105 moduli che erano in cartaceo oggi sono moduli che si compilano in modo guidato, assistito e controllato. Un ringraziamento particolare ai 7 dipendenti del comune che hanno fatto questo percorso insieme a noi in questi 6 mesi che ha portato a quello che oggi stiamo vedendo. Meraviglia anche per me, oggi doveva essere l'inaugurazione per dire presentate le pratiche. Siccome il comune, in modo lungimirante, ha comunque scelto di mettere il link allo sportello online, io mi aspettavo di vedere 0 pratiche e da domani vederne una. Qualcuno, pioniere digitale, ha già presentato 31 pratiche prima di questo evento. Quindi è importante perché vuol dire che senza la formazione che il collega Giovanni fra poco ci farà, qualcuno si è avventurato da solo ed è riuscito a presentare serenamente 31 pratiche. Quindi molto bello perché in qualche modo dà un po' voce al rappresentante dei geometri che mi ha preceduto, che parlava appunto di semplicità di uso e credo che quello che emergerà oggi è proprio questa semplicità di uso di questo sistema. Permettetemi anche di dire che è un momento storico perché il Comune con questo progetto sta attuando una norma che arriva dall'Europa, poi recepita in Italia, che si chiama Carta della Cittadinanza Digitale, che significa la possibilità di trovare online dati, documenti e servizi. Quindi è anche un momento storico e poi complimenti anche perché il martedì mattina avere 60 persone attente e collegate e vedo che aumentano mentre parliamo, vuol dire che abbiamo colto anche un interesse di qualcuno che si è fermato dal lavoro quotidiano per seguire questa formazione. Quindi grazie anche per averci invitato e per aver voluto fare questo momento di splendida cittadinanza digitale, di condivisione dell'innovazione con i cittadini. Quindi grazie anche all'amministrazione e ai dirigenti che ci hanno permesso di essere qua oggi con voi. A te, Roberto. Grazie mille Giovanni, mi raccomando adesso massima attenzione perché entriamo nel vivo dell'evento. Giovanni Sacco ci presenterà il nuovo sportello telematico, come funziona e come si presenta una pratica online. Quindi lascio a te la parola Giovanni. Grazie Roberto, un attimo che condivido lo schermo. Eccomi. Buongiorno a tutti. Farò una dimostrazione pratica delle funzionalità già attive sullo sportello telematico. Presenteremo assieme un'istanza edilizia e farò vedere un attimino tutti i passaggi che vi portano poi a effettuare l'invio della documentazione in modo del tutto telematico. Come raggiungere lo sportello telematico l'avrete già magari sperimentato, dall'home page del comune di Mascalucia è possibile accedere ai servizi online, in particolare quindi potete cliccare su sportello unico per l'edilizia e trovate un po' tutti i contenuti che in questo caso attengono appunto allo sportello unico per l'edilizia. Ma sull'home page dello sportello telematico potete notare che abbiamo esposto vari contenuti che in modo trasversale interessano diversi servizi comunali. Quindi trovate i contenuti relativi alle attività produttive, all'ufficio tecnico, all'area urbanistica, all'area dei servizi demografici, cimiteriali, polizia locale, sociali e così via. Stamattina, nello specifico, farò una dimostrazione pratica che coinvolge un procedimento dell'edilizia. Okay? Così vediamo un attimino come si articola. Quali passaggi appunto effettuare per rispettare i requisiti necessari imposti dalla normativa per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, individuare i contenuti che sono di vostro interesse e poi procedere sostanzialmente all'invio della documentazione. Se mi soffermo appunto sull'ambito edilizia, trovo 3 ulteriori bottoni che identificano l'accesso alle istanze edilizie, agli interventi edilizi e alla modulistica. Sono 3 diversi livelli di consultazione delle informazioni disponibili. Il
nel senso che se intendete subito individuare il modulo a cui siete interessati e passare alla compilazione, allora la via più rapida è quella che passa per modulistica. Perché all'interno di questa pagina abbiamo elencato tutti i moduli disponibili di interesse dell'area tecnica, quindi trovate due pagine di moduli, basta ricercare il vostro, per esempio permesso di costruire, e così risalire a tutte le informazioni che riguardano il procedimento di permesso di costruire, a partire da come si articola l'iter del procedimento, a qual è la tempistica poi di rilascio del provvedimento, a quali sono i pagamenti potenzialmente previsti, fino ad arrivare alla possibilità di consultare la modulistica. Ecco, notate il messaggio che dice la compilazione telematica è riservata agli utenti autenticati. Vuol dire che per accedere alla compilazione telematica di un'istanza di permesso di costruire dovete prima farvi riconoscere dalla piattaforma, quindi accedere con un proprio dispositivo di identità digitale. In attesa di autenticarsi potete intanto, vedete, accedere alle informazioni e consultare anche la modulistica che vi verrà proposta in telematico subito dopo l'autenticazione e che adesso risulta disponibile in PDF ai soli fini della, appunto, consultazione preliminare. Quindi potreste cliccare sul modulo principale di richiesta del permesso di costruire e trovare, vedete, quindi un'anteprima delle informazioni che vi verranno richieste dopo che vi sarete autenticati all'interno del modulo telematico. Vedete, la filigrana evidenzia il fatto che non si può usare per la presentazione cartacea un modulo PDF proposto in questa forma. E quindi trovate l'elenco di tutti i moduli e allegati che lo sportello telematico vi potrebbe sottoporre durante la presentazione di una richiesta di permesso di costruire. Trovate il modulo principale, vari moduli secondari e vari allegati che potrebbero diventare obbligatori oppure rimanere facoltativi a seconda del tipo di compilazione che fate. Abbiamo ritenuto utile anche proporre una guida informativa in corrispondenza dei documenti più rilevanti. Ad esempio, elaborate i grafici, se cliccate sull'info, ecco, capite che gli elaborati devono essere di un certo tipo, quindi devono fare riferimento all'estratto cartografico, catasto, CTR, IGE, ortofoto e così via, che devono essere firmati dal committente, dal progettista, che però se il committente è altrimenti statale o altri soggetti, agli altri non è richiesta la firma digitale e così via. Quindi trovate tutte le informazioni a corredo degli allegati che lo sportello telematico vi potrebbe richiedere durante la presentazione. Facciamo un passo indietro. Allo stesso livello di modulistica, quindi sulla stessa pagina, trovate altre due sezioni che propongono degli ulteriori contenuti: istanze edilizie e interventi edilizi. Interventi edilizi riguarda l'elenco appunto di tutti gli interventi plausibili in ambito edilizio. Perché se nutrite ad esempio qualche dubbio su che tipo di pratica presentare per effettuare un determinato intervento, potrebbe essere interessante prima individuare l'intervento da effettuare, ad esempio curare la manutenzione straordinaria. Quindi accedere a questo approfondimento dell'intervento, approfondimento anche normativo. Vedete che tutte le norme citate all'interno delle guide sono cliccabili, quindi potrei cliccare su decreto legislativo 42/2004 e accedere poi al testo della norma in modo molto, molto veloce e rapido. Si apre il lessito istituzionale che garantisce di avere davanti la normativa aggiornata alla data odierna, 25 gennaio 2022. Torniamo indietro. Continuiamo a leggere la guida dell'intervento, vediamo sotto approfondimenti che riguardano le opere ammissibili che rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria, fino ad arrivare sotto al capire quali tipologie di pratiche abilitano l'esecuzione di questo intervento di manutenzione straordinaria. E qua diciamo che è possibile presentare una CILA se gli interventi non riguardano le parti strutturali dell'edificio o i prospetti. Poi, alternativamente, la SCIA piuttosto che il permesso di costruire. Okay? E sotto è possibile accedere, ad esempio, alla CILA e alla modulistica che la riguarda. Okay? Facciamo sempre un passo indietro.
L'altro bottone che trovate sotto edilizia invece riguarda l'elenco delle istanze edilizie. Quindi non trovate un elenco di moduli, neanche un elenco di interventi, trovate l'elenco dei procedimenti con la possibilità di approfondire le caratteristiche di quel procedimento. Quindi se mi soffermo ancora sul permesso di costruire, trovate quindi riferimenti normativi del permesso di costruire, tutti gli interventi che è possibile poi effettuare una volta entrato in possesso di questo titolo autorizzativo. Quindi si rovescia un po' l'approccio informativo, anziché avere dall'intervento l'elenco dei procedimenti che abilitano quell'intervento, questa volta avete dalla pagina informativa del procedimento tutti gli interventi che è possibile effettuare. Avete sempre una sezione informativa ulteriore di vari approfondimenti che riguardano le varie casistiche di un permesso di costruire, la necessità che poi si debba inviare la comunicazione inizio lavori, fine lavori, fino a che, se siete interessati a presentare un permesso di costruire, arrivate sempre comunque su quella pagina che vi mette a disposizione l'accesso telematico se vi sarete nel frattempo dimenticati, oppure l'elenco della modulistica in formato PDF che potenzialmente potreste quindi consultare e poi compilare telematicamente. A destra trovate ulteriori informazioni che ad esempio vi proiettano, magari il link più interessante è questo qua, quali sono le norme di riferimento, vi proiettano sempre su questo portale, indicenormativa.it, che è il nostro portale, dove trovate la raccolta di tutte le normative che potrebbero riguardare quel determinato procedimento. Quindi avete le normative regionali e le normative anche su scala nazionale che potreste magari consultare in caso di particolari dubbi. Quindi trovate sempre dei link a portata di mano. A proposito di approfondimenti e di sezioni informative, non dovete neanche trascurare la sezione delle domande frequenti. Eccola qua, in home page, ecco, trovate sempre il link di accesso alle nostre FAQ che abbiamo quindi predisposto, curato, approfondito nel corso degli anni. Quindi qualsiasi dubbio, che sia a carattere normativo, a carattere comunque procedurale, perché magari scontrate un ostacolo e così via, può essere affrontato ricercando quell'argomento all'interno di questa sezione informativa, che davvero tocca tutti gli argomenti correlati all'utilizzo dei servizi online di uno sportello telematico. E di sicuro quella questione l'avremmo già approfondita. Potete ricercare diciamo, il vostro argomento all'interno delle domande frequenti, oppure attraverso comunque il motore di ricerca, quello generico che trovate in alto a destra, che vi permette appunto di, ad esempio, presentare un'istanza, come si fa a presentare un'istanza telematica, spiega proprio tutti i passaggi da seguire, senza dare nulla per scontato. Quindi vi guidiamo passo dopo passo a completare l'autenticazione. Infatti diciamo, attenzione che devi autenticarti, devi individuare la pratica, nella pratica devi compilare il modulo principale, salvarlo e poi seguire le istruzioni che trovi nella pagina che descrive lo stato di avanzamento della compilazione. Poi all'interno di questa procedura trovate, vedete, dei link di ulteriori approfondimenti che in caso vi spiegano bene, ad esempio, cosa vuol dire accedere e autenticarsi. E qua diciamo, attenzione che devi avere chiaramente una connessione internet. Ti serve un browser, tranquillo, puoi usare Google Chrome, ma puoi usare anche gli altri browser più diffusi. Assicurati soltanto che, ad esempio, Mozilla Firefox non richieda una configurazione preliminare. Non lo richiede lo sportello telematico quel requisito, è proprio un requisito che Mozilla Firefox di suo già dall'inizio magari non ha nell'utilizzo del servizio online di un portale qualsiasi di una pubblica amministrazione, quindi magari richiede, vedete, questi passaggi. Sono tre passaggi da fare. E poi niente, una volta che avete scelto il browser, cliccate accedi in alto a destra, utilizzate nella vostra identità digitale, il vostro metodo di autenticazione preferito e poi avrete così possibilità di compilare telematicamente una qualsiasi pratica. Quindi affidatevi molto alle domande frequenti o comunque ad una ricerca preliminare che potete fare qua sull'home page in corrispondenza di questo motore di ricerca, che vi permette anche di individuare i contenuti, non so, dei procedimenti che vorrete presentare. Se scrivete CILA, trovate tutte le informazioni attinenti a una CILA, così come quindi CILA Superbonus, presentare una CILA,
il fatto che la CIDA sia presentabile in alcuni casi per curare la manutenzione straordinaria, quindi trovate tutti gli argomenti correlati alla parola chiave che inserite in questo motore di ricerca. Si scrive permesso di costruire come risultati, ecco, trovate la possibilità di presentare la richiesta, di presentare una proroga inizio fine lavori, volturazione permesso di costruire, comunicare inizio lavoro alla fine lavori, avete un permesso di costruire già ottenuto e così via. Se cliccate poi sull'argomento più di vostro interesse, aprite la pagina con la possibilità quindi di andare oltre fino ad arrivare a iniziare la compilazione telematica. Autentichiamoci. Per autenticarsi, quindi, o cliccate sul link che trovate all'interno della pagina da cui iniziare la presentazione telematica del procedimento, oppure in alto a destra c'è il comando accedi. Cliccando su accedi, spieghiamo come sia necessario autenticarsi alla pubblica per accedere ai servizi online di questo sportello telematico, e lo si può fare con strumenti tutto sommato già noti, perché parliamo di poter autenticarsi con Speed piuttosto che con carta nazionale dei servizi o carta d'identità elettronica. Sicuramente la modalità più diffusa adesso è quella che prevede l'utilizzo delle credenziali Speed, quindi basta selezionare il provider che vi ha rilasciato le credenziali, nel mio caso si tratta di InfoCert, inserire il nome utente, password e poi attendere la notifica sullo smartphone e confermare, ecco qua, e confermare l'autenticazione. Completiamo questo passaggio. Impronta digitale, mi è arrivata la notifica, confermo e sullo sportello telematico comparirà il messaggio, ecco, continua l'autenticazione. Ecco, a differenza di prima, quando stavo consultando la pagina del permesso di costruire, vedevo il messaggio devi autenticarti per accedere alla presentazione telematica, vedete che si è attivata la possibilità proprio di approcciarsi alla presentazione telematica. C'è questo comando che conferma il fatto che la presentazione telematica che si andrà a predisporre sarà inviata al Comune di Mascalucia. Cliccando su presentazione telematica, il modulo che prima abbiamo consultato in PDF, adesso lo vediamo in telematico, con tutti i vantaggi dell'essere telematico, quindi il fatto che si controlla la completezza formale della compilazione. Poi su alcuni campi, laddove possibile, abbiamo anche inserito dei controlli che verificano l'attendibilità delle informazioni inserite, ad esempio il codice fiscale. Quindi tutti i soggetti coinvolti nella presentazione di questo procedimento quindi ricevono la garanzia, una volta perfezionata la compilazione, che tutte le informazioni richieste dalla normativa sono state inserite, quindi non ci sono particolari motivi che ostano poi all'istruttore della pratica. Evidenziamo in arancione i campi obbligatori, lasciamo in bianco quelli facoltativi, che però a seconda chiaramente di come si compila il modulo potrebbero diventare obbligatori. Ad accedere e compilare un permesso di costruire, una richiesta di permesso di costruire, assolutamente è il progettista incaricato. Quindi il progettista accede e inserisce nei dati della richiesta le informazioni del suo committente. Adesso faccio una compilazione sommaria per arrivare poi a fare passaggi successivi. Il giallo evidenzia assolutamente l'incompletezza, il rosso un errore, il bianco chiaramente indica che le informazioni sono del tutto corrette. E quindi procedo con la compilazione. Allora, faccio una compilazione, ripeto, sommaria. Numero civico non c'è, allora SNC, leggo questa opzione. Poi chiaramente mettiamo un numero, un recapito telefonico. Ecco, in questo spazio va indicato il domicilio digitale della pratica. Qual è il recapito di posta elettronica su cui si desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative a questo procedimento? E qua spesso il progettista indica il proprio recapito PEC. Poi seleziono un intervento dei vari
dichiaro essere, che il sottoscritto dichiara essere proprietario, titolarità esclusiva, adesso faccio proprio una compilazione, ripeto, molto approssimativa, giusto per arrivare poi a vedere come si presenta un modulo completo e poi pronto da firmare. Non riguardo le parti comuni, qua diciamo intervento, puntini, puntini, che ok, le opere derivano da una sua area libera, faccio la compilazione più semplice possibile che poi non mi porta a delegare documentazione che chiaramente complicano di più la presentazione. Rispetto ai tecnici incaricati, potrei dire di averli subito incaricati, direttore dei lavori tecnici e così via, oppure che il progettista o prestrutturale direttore dei lavori saranno incaricati prima dell'inizio dei lavori. Sui contenuti poco da dire perché chiaramente rispecchiano quelli della modulistica unificata che è stata deliberata e deriva dalla conferenza Stato-Regioni. L'impresa chiaramente la potrei individuare prima dell'inizio dei lavori. Vado avanti, ecco. Facciamo così che trascuriamo un dato e vediamo lo sportello come reagisce ad una compilazione completa. Ecco, di seguito alla fine troviamo il quadro riepilogativo della documentazione. Per come quindi ho compilato il modulo principale, a corredo del modulo principale devo poi ulteriormente aggiungere il modulo dei soggetti coinvolti, devo indicare il progettista. Devo assolvere a pagamento della macca da bollo, devo assolvere a pagamento del diritti di segreteria, presentare la relazione tecnica di asseverazione e nient'altro. Perché tutti gli altri documenti sono collegati chiaramente a dichiarazioni particolari che non hanno riguardato la mia compilazione. Allora, di mio potrei aggiungere nello spazio altro ulteriori documenti se li ritengo utili e interessanti, magari per chiarire situazioni particolari. Quindi qua potete aggiungere chiaramente ulteriori documenti indicando poi il soggetto incaricato della firma di quel documento. Visione privacy, informativa privacy, salvo il modulo. Ecco, lo sportello evidenzia che la compilazione non è stata completata. Mi propone di salvare una bozza e uscire o continuare a compilare il modulo per inserire le informazioni mancanti. Proseguiamo con la compilazione. Ecco, vedete questo pannellino che si apre dinamicamente, evidenzia le informazioni mancanti. Allora, la prima è relativa alla particella cadastrale di cui non ho fornito il numero di particella, quindi qua devo indicare un mappale. Codice fiscale del firmatario, sì, ho selezionato l'intenzione di allegare un ulteriore documento senza però specificare poi nient'altro, quindi tolgo altro, salvo, e questa volta la compilazione non rileva particolari anomalie, incompletezze o inesattezze nella compilazione fatta. Ecco, la compilazione è stata salvata con successo. Quindi per il comune Masca Lucia sta presentando l'istanza di permesso di costruire Sacco Giovanni. A destra trovo l'avanzamento della compilazione. Trovo la sequenza dei passaggi che ancora devo effettuare prima di arrivare all'invio. Chiaramente l'istanza è incompleta in quanto il modulo principale non è stato firmato. Non chiaramente ancora dichiarato l'assolvimento del pagamento della marca da bollo, non ho compilato soggetti coinvolti e relazione tecnica di asseverazione. A proposito dei pagamenti, allora vedete cosa citiamo? Citiamo la cosiddetta distinta di pagamento e in particolare diciamo, guarda che il modulo permesso di costruire istanza richiede un pagamento e il modulo con cui poter poi dare là il pagamento sarà disponibile solo dopo aver completato l'istanza. Sullo sportello telematico di Masca Lucia effettivamente è attivo Pago PA, quindi la possibilità di effettuare un pagamento online. Quindi senza abbandonare la piattaforma, magari fare un bonifico e poi allegare quel documento, la ricevuta che attesta di aver fatto il bonifico, direttamente sullo sportello è disponibile il servizio dei pagamenti, del poter fare un pagamento del tutto telematico con carta di credito, PayPal, con gli strumenti che ritenete più
consoli. Alternativamente, quello che vedremo al pagamento online, è disponibile anche la possibilità di scaricare un bollettino, poi andare in banca, poste, in ricevitoria, pagare eventualmente il bollettino, e dopo sullo sportello telematico verrà rilevato il pagamento e vi autorizzerà a inviare in istanza. Il pagamento AWPA sì, disponibile in due forme diverse. Il come effettuare un pagamento lo spieghiamo anche, per ricondurvi sempre eventualmente a consultare le guide, lo spieghiamo bene anche nella pagina dei pagamenti. Clicco su pagamenti, pagare diritti di segreteria, pagare l'imposto di bollo, pagare il contributo di costruzione, pagare diritti di segreteria. Diritti di segreteria, ok, citiamo la legge che li ha istituiti, e a seguire in Comune Mascalucia, ecco, sono vigenti le seguenti tariffe, ok, quindi qua potete accedere alla tabella degli importi, scorriamo l'elenco. Ecco, se avete qualche dubbio poi su come pagare utilizzando il servizio PagoPA, abbiamo pubblicato anche una guida, ecco, che spiega queste due opzioni, quella a cui facevo riferimento prima. Una volta salvata la distinta a pagamento, avrai due possibilità: pagare online, cliccando su Pago Online, e pagare con bollettino, cliccando Paga con bollettino. Se cliccate Paga online, si apre la schermata che vi permette di finalizzare al volo il pagamento. Se cliccate Paga con bollettino, scaricherete un PDF da stampare, un PDF con il QR code e tutti i codici identificativi del pagamento, andare in banca, poste, ricevitorie abilitate, effettuare il pagamento e poi vedrete che sulla schermata della vostra compilazione risulterà il pagamento effettuato. Infatti qua vedete che negli approfondimenti spieghiamo proprio tutto. Ok, torniamo sulla compilazione. Come facciamo a ritornare sulla schermata della compilazione appena predisposta? Allora, notate al centro la scrivania di Giovanni Sarto, quindi trovate la possibilità di accedere alla propria scrivania virtuale, che contiene chiaramente tutte le pratiche, tutte le compilazioni che avrete nel frattempo iniziato a predisporre, avete salvato in bozza, oppure che avete già del tutto inviate. Questa pagina area pratiche contiene in realtà un riferimento alla possibilità di accedere alle proprie pratiche, alle proprie compilazioni, e anche questo avanzamento delle mie pratiche. Qua troverete i dati identificativi della pratica che vi riguarda. Vedete, qua ho un test di invio, l'avrete così. Le pratiche successivamente inviate saranno consultabili in questo spazio, e in questo spazio trovate dettagli relativi ad esempio al numero di protocollo e data di protocollo con cui è stata acquisita la vostra richiesta, ribadire qual è che è la tipologia e il testatario. Cliccando sull'oggetto poi trovate anche chi è il responsabile del procedimento, che numero è stato assegnato alla pratica, vedete soggetti interessati, l'ubicazione, stato avanzamento, ecco, trovate un dettaglio anche sullo stato di avanzamento della vostra richiesta, quindi della fase ultima a cui è arrivata la vostra pratica. Quindi descrizione della fase, dell'iter procedurale e le tempistiche di gestione di quella fase. Quindi lo sportello vi è utile non solo nella fase di invio di un'istanza, ma anche poi nella fase di consultazione dello stato avanzamento di una vostra pratica. Torniamo indietro, invece nello spazio delle mie pratiche trovate chiaramente le vostre compilazioni che nel tempo avrete effettuato o che state per effettuare. Vedete che ho tre pratiche in particolare, mi soffermo su quella più recente, che è quella appunto che stavo per predisporre prima, che ho iniziato alle 10.36. Si tratta di una compilazione aperta che ha l'identificativo 508, questo identificativo è rilevante perché se necessitate un giorno di supporto su una compilazione in particolare, dovrete citare il codice che la identifica e che permette, ad esempio, all'ente di individuarla immediatamente. Ecco, la pratica 333 invece è stata da me inviata con successo. Poi magari vediamo come si presenta una pratica inviata. Torniamo su quella invece da inviare. Quindi abbiamo aperto la parentesi un po' sulle modalità di pagamento dei diritti di segreteria e della marca da bollo. Ma adesso ci arriviamo. Il modulo principale lo trovo qua.
quindi quello che ho appena compilato, deve essere firmato dal dichiarante ed è espresso ed esplicitato il codice fiscale del dichiarante. Il dichiarante può apporre una firma elettronica avanzata. La firma elettronica avanzata è quella firma che si trova ad esempio a bordo della tessera sanitaria. Quindi se volete, dico se volete perché è un'opzione, potete coinvolgere il committente nella firma elettronica dei documenti. Il vostro committente sarà munito di una tessera sanitaria, basta entrare in possesso del PIN e a tutti gli effetti quella tessera sanitaria può essere utilizzata per sottoscrivere tutte le documentazioni di sua competenza. In alternativa, ecco, e lo dice il modulo seguente, potete voi professionisti accettare l'incarico di procuratore speciale. Quindi il vostro cliente, il vostro committente potrebbe conferirvi l'incarico di procuratore e autorizzare alla firma digitale di qualsiasi documento che riguarda quella pratica che si sta presentando. Si tratta di un'opzione, vi ripeto, quindi o coinvolgete il committente nella firma elettronica dei documenti oppure agite in qualità di procuratore se ritenete valida questa possibilità, se ritenete utile nel vostro caso questa possibilità. Se intenderete agire come procuratore, ecco, dovete compilare il modulo con cui dichiarate di aver accettato l'incarico. Il modulo, chiaramente telematico, vi porta a dichiarare i vostri dati anagrafici, l'istanza di riferimento e poi niente, dichiarate di agire in qualità di procuratore rappresentante soggetto e soggetti che hanno apposto la propria firma autografa sul modello di conferimento di procura allegato. Quindi modulo di accettazione da una parte, modulo di conferimento dall'altra, quindi dovete caricare entrambi i documenti e di conservare niente, poi il modello di conferimento della procura presso il vostro studio di cui fornite il recapito e così via. Salvo la compilazione, salvo una bozza, scusate, disattivo la suoneria, eccolo qua. Il modulo accettazione dell'incarico di procuratore speciale, che la compilazione è stata completata chiaramente, ma vedete che poi la compilazione dell'incarico richiede il caricamento del conferimento dell'incarico, firmato in modo, ripeto, autografo da parte dei soggetti vostri committenti, e anche il caricamento dei documenti d'identità, appunto, dei soggetti che rappresentate. Il modello di conferimento lo potete poi scaricare da questa pagina informativa. Scarica la modulistica. Quindi compilate questo modello, lo stampate, poi lo fate firmare dal vostro committente. Il vostro committente conferisce al soggetto sottoindicato, quindi progettista, incaricato, procura speciale per la sottoscrizione elettronica della documentazione oggetto della pratica e dei relativi allegati. Quindi ripeto che la procura, ho chiuso una pagina di troppo, eccola qua. Quindi vi ripeto che l'attivazione della procura avviene attraverso il caricamento di tre documenti: accettazione dell'incarico di procuratore, conferimento dell'incarico per la presentazione della pratica e copia documenti di identità. Okay. Adesso io cancello l'intenzione di utilizzare la procura perché tanto è una compilazione la mia dimostrativa. Cancello la compilazione e torno nella fase precedente che mi permette di ignorare la procura e di coinvolgere la firma invece tutti i soggetti interessati. Modulo principale. Allora, potrei tornare sulla compilazione del modulo principale nel caso in cui intendessi modificare qualche informazione. Finché non effettuo l'invio, chiaramente il modulo è modificabile in tutte le parti. La seconda e terza icona a cosa fanno riferimento? Allora, una alla possibilità di scaricare il PDF della compilazione appena fatta. L'altra icona mi permette invece di caricare il documento P7M che avrò generato dopo aver firmato appunto la compilazione PDF. Quindi dopo aver compilato un modulo devo scaricare il PDF della mia compilazione. Ce l'ho qua. Eccolo, questa è la compilazione che prima ho fatto in telematico, adesso ce l'ho in PDF, quindi posso consultare la compilazione senza nessun problema, la potrei spostare sul desktop, quindi si può spostare in altre posizioni,
consulto, poi è richiesto che io firmi questa compilazione PDF. Adesso io professionista utilizzo il mio dispositivo di firma digitale, di firma elettronica, quindi la chiavetta, la smart card, un po' il dispositivo di firma che siete abituati ad utilizzare. Io ho inserito la tessera sanitaria nel lettore smart card, perché vi ripeto, la tessera sanitaria è un dispositivo valido per la sottoscrizione digitale dei documenti, perché contiene a bordo la firma elettronica che è ritenuta dalla normativa valida nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, quindi assolutamente valida per la presentazione di una pratica edilizia, ad esempio. Apro un programma di firma che mi permette di sottoscrivere un file, ad esempio GloboSigner, che è un nostro applicativo, trascino il documento, l'applicativo ha già riconosciuto il certificato di firma contenuto nella tessera sanitaria, mi dice ok, c'è una firma elettronica avanzata, digito il PIN della tessera sanitaria che ho chiesto all'ASL di turno, firmo, il documento è stato firmato, ce l'ho di qua, okay, e adesso lo carico sullo sportello telematico col comando carica P7N. Scegli un file, desktop, carica. Lo sportello telematico in questa fase controlla che il file contenga la firma del soggetto atteso, che io stia caricando il file corrispondente alla compilazione fatta prima e non che per errore magari stia caricando un file che non c'entra nulla, e che la firma del sottoscrittore non sia nel frattempo scaduta. Se supera questi controlli, ecco, compare il messaggio firmato con successo. Quindi ho firmato il modulo principale della richiesta permesso di costruire. Quindi dovrei caricare, compilare i soggetti coinvolti nel procedimento, dove vado a dichiarare il progettista di sicuro e poi in caso gli altri professionisti coinvolti. Il sottoscritto, vengono richiamati i dati chiaramente del committente, dichiara che il progettista è il seguente. Ecco, il progettista che si è prima autenticato con SPID può cliccare su questo comando, vedete qua, vuoi inserire i tuoi dati? Verrebbero richiamati i dati che sono associati al proprio profilo SPID. E quindi niente, si può chiaramente già partire da un inserimento parziale delle informazioni e poi si possono inserire le altre. Allora, inserisco le informazioni minime, magari mettiamo una posta elettronica certificata, perché c'è un controllo laddove è richiesta la posta elettronica certificata che l'indirizzo sia proprio di tipo PEC. Le altre figure sono opzionali. Il direttore dei lavori, ho già dichiarato nel modulo principale che lo comunicherò prima dell'inizio dei lavori e quindi vedete che l'unica opzione disponibile è quella che mi porta a confermare che si comunicherà dopo il direttore dei lavori. Quindi c'è un controllo anche di coerenza delle informazioni fatte sui diversi moduli. Serie di altre figure che potrei indicare opzionalmente. Mi sposto sotto luce d'impresa e poi dirò comunica il nome relativo dell'impresa prima dell'inizio dei lavori. Salvo la compilazione. La compilazione di suo è completa e quindi posso andare avanti. Mi rimane da compilare soltanto la relazione tecnica asseverazione. Vedete, la compilazione è stata salvata con successo e ce l'ho qua, pronta da scaricare e da firmare. Relazione tecnica di asseverazione, e questo è il modulo un po' più articolato, che però velocemente completiamo in modo che poi possa vedere insieme a voi la distinta di pagamento. Allora, velocemente inserisco le informazioni, poi vi spiego anche dove completare il vostro profilo utente in modo che queste informazioni non le dovete inserire tutte le volte, ma le inserite una sola volta all'interno del vostro profilo utente e poi vengono caricate automaticamente all'interno del modulo che poi con le informazioni le dovesse richiedere. Allora vado avanti e qua
faccio una compilazione la più veloce possibile. Pianti RG, qua devo indicare anche la zona. Allora, faccio una compilazione veloce che è rivolta a dire non rientra, non applicare, in modo che poi non debba fornire ulteriori documenti rispetto a quelli che sono già richiesti. E conforme, non prevede. Ok, non necessita, è dotata così. Dichiaro che non è soggetto a qualche vincolo particolare, che se fosse soggetto a un vincolo, allora il sistema poi richiede o l'autorizzazione già ottenuta, o vi chiede gli estremi della richiesta che avete già presentato, oppure la potete presentare contestualmente. Ecco, con la compilazione che ho appena fatto, la documentazione che scaturisce quella da presentare riguarda gli elaborati grafici, chiaramente non è stato fatto il progetto, documentazione fotografica e autocertificazione della compatibilità con la strumentazione urbanistica. Gli altri documenti non sono richiesti perché ho fatto una compilazione la più semplice possibile. È stata rilevata una mancanza, fonti rinnovabili sui due. Vediamo sui due, non ho dichiarato. Ecco, se l'intervento in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili è soggetto all'applicazione di un decreto legislativo. L'ho selezionata? No, non è soggetta. Salva. E anche la relazione è completa. Adesso posso scaricare i due moduli appena compilati, li posso firmare e ricaricare sullo sportello telematico. Così avremo assolto a tutti gli obblighi di compilazione previste. Ok, scarico i soggetti coinvolti e la relazione tecnica integrazione. Il software di firma l'ho ancora aperto, vado a intercettare nella mia cartella download i due moduli, li firmo, ok, e li carico. Soggetti coinvolti nel procedimento, carica PISETM, scegli file, soggetti coinvolti, eccoli qua. Caricati, relazione tecnica, faccio lo stesso, scegli file. Vedi che se per errore carico un PISETM che non c'entra nulla con la compilazione fatta, il sistema mi dice attenzione, il file caricato non è conforme all'originale. Vuol dire che non è corrispondente alla compilazione fatta. In realtà questo messaggio è anche un link che vi porta poi eventualmente a consultare una guida dove vi spieghiamo le casistiche di errore più comune che generano appunto quel messaggio. Torno di qua, carico il file corretto e stavolta è ben accetto. Avanzamento della compilazione, cosa mi dice? A destra, ok, devi fare quel pagamento dopo aver completato l'istanza, devi caricare gli elaborati grafici, devi caricare la documentazione fotografica e niente, devi anche caricare l'autocertificazione relativa alla compatibilità con lo strumento urbanistico. Però quello che mi interessava vedere è la possibilità di compilare adesso la distinta di pagamento. Quindi una volta che avete compilato, firmato tutti i moduli previsti, si attiva il modulo finale che vi porta a dichiarare i pagamenti a cui è soggetto la vostra pratica. Distinta di pagamento. Cliccate su compila distinta di pagamento. Si autocompila in molte parti, poi riportiamo anche l'email. Ecco, hai versato secondo le modalità i seguenti importi. Per come ho compilato che la richiesta di permesso di costruire, potenzialmente sono previsti i seguenti pagamenti: diritti di segreteria, sanzioni, oneri primari e secondari, costo di costruzione. Qua vado a dichiarare quelli che sono gli importi previsti. Avete notato prima come sia disponibile la tabella di importi di segreteria, e quindi qua io posso dichiarare l'importo per l'istanza di riferimento. Se un pagamento non è previsto, riporto 0.
E qua chiaramente abbiamo l'elenco di tutti i pagamenti potenziali che il sistema potrebbe, che la presentazione potrebbe prevedere. Poi, se vado di seguito a individuare, okay, quanto riguarda invece l'assorbimento dell'imposta di bollo. L'opzione è l'unica che delle due che posso selezionare, ok, potrebbe riguardare il dichiarare il numero seriale della marca da bollo che utilizzo per la presentazione della distanza, oppure dire che esenta il pagamento in quanto ricade in una di queste casistiche particolari. Caso sicuramente più frequente, e dire l'imposta di bollo è stata assolta mediante quel numero seriale che ha questo codice identificativo, 16 euro, data di emissione e via. Ok, quindi il totale da pagare, 100, perché la marca da bollo è stata già da voi pagata in ricevitoria, e basta che riportiate il numero seriale della marca. Salva il modulo. Che di suo è completo, e vedete cosa succede a destra. L'istanza richiede un pagamento. Adesso che ho compilato le istanze di pagamento e riportato bene gli importi previsti, posso pagare online oppure pagare con avviso di pagamento. Paga con avviso di pagamento. Il sistema cosa fa? Si connette al sistema, al provider con cui abbiamo attivato il pago PA per il comune di Massa Lucia e genera questa ricevuta, questo avviso di pagamento, dove vengono riportati i dati dell'ente creditore, destinatario dell'avviso, l'importo da pagare, ok, e niente, poi illustriamo anche le modalità di pagamento. Puoi pagare, ecco, utilizzando il canale tra i vari disponibili che preferite. Ok. Una volta che avete scaricato il bollettino, vedete che questa schermata si aggiorna e dice il sistema è in attesa della ricevuta di pagamento, quindi in attesa che voi pagate, ad esempio in banca con il bollettino, e che la banca comunica allo sportello l'avvenuto pagamento. Potrebbero essere necessarie anche fino a 24 ore, finché poi la banca o l'istituto dove siete andati comunica allo sportello che il pagamento è andato a buon fine. Se cambiate idea, che procedere con il pagamento del bollettino, intendete pagare subito online, vedete che c'è cambia modalità di pagamento. Potete cliccarci e tornate alla visualizzazione precedente che vi mostra le due opzioni disponibili. E quindi potete, ad esempio, pagare online e connettervi alla piattaforma sta caricando che vi autorizza al pagamento. Classico che si verifichi un errore durante il processo, magari poi verifichiamo il collegamento, però quindi si apre la schermata dove potete finalizzare il pagamento scegliendo una delle varie opzioni disponibili. Vedete che si sta caricando, ha generato l'ID della transazione e non carica il portale, magari poi verifichiamo al termine dell'evento come mai. Quello che rimane per finalizzare l'invio riguarda il caricamento degli allegati. Ecco, soffermiamoci ad esempio sulle parti grafici. Elaborati grafici dello stato di fatto di progetto. Vedete il messaggio? È possibile caricare un numero illimitato di documenti. Potete caricare tutte le tavole che ritenete utili, ritenete necessarie. L'importante è che ciascun documento che caricate sia firmato dal committente e dal progettista, oppure vabbè, se vi avrete la procura, chiaramente solo dal progettista che può utilizzare la propria firma elettronica avanzata, e che poi il file rispetti questo formato e queste dimensioni. Si deve trattare di un PDF A, ok, firmato poi digitalmente, che non deve superare i 15 mega.
Il controllo sulle dimensioni dell'allegato, chiaramente è un controllo sul singolo caricamento che fate, quindi potete caricare anche 100 tavole da 15 mega ciascuno. Abbiamo impostato questo limite per evitare che la pratica telematica poi assuma delle dimensioni esorbitanti. Formato PDFA, cosa vuol dire? Viene anche illustrato nella guida che abbiamo predisposto e che dice: ok, il PDF A è uno standard internazionale sotto insieme dello standard PDF che è stato appositamente pensato per la canzone. Praticamente offre più garanzie rispetto al normale PDF nell'ambito della conservazione a lungo periodo dei documenti. E se non sapete ancora come generare un PDF A, abbiamo pubblicato una guida che chiaramente vi dà tutte le varie opzioni disponibili. Potete salvare un PDF in PDFA utilizzando un programma gratuito online oppure offline. Online, se scrivete su Google PDF in PDFA, trovate chiaramente vari siti che offrono gratuitamente questo servizio. Se no, potete utilizzare programmi che sono già in vostro possesso, quindi Microsoft Office, OpenOffice, PDF Creator, ad esempio, questa possibilità ce l'hanno. Ad esempio, in Word basta che poi si dica: durante la fase di salvataggio, file, salva con nome, sfoglia, e poi nelle opzioni dite di un PDF, dite opzioni conforme a PDFA. Okay. In questo modo il PDF che andrete a produrre non sarà un semplice PDF, ma è proprio rispetto alle specifiche date da questo formato particolare che lo sportello attende. Adesso non andrò a caricare tutti gli allegati richiesti, ho pronta un'istanza da poter inviare. Allora, adesso cosa faccio? Accedo con la mia tessera sanitaria su questo sportello dimostrativo, dopo un'istanza di permesso di costruire, che è pronta da trasmettere. Stavolta vedete che utilizzo la tessera sanitaria per autenticarmi. Ecco, un'istanza di permesso di costruire completa di tutta la documentazione proposta sotto forma di moduli allegati compare così. L'istanza è pronta per essere inviata. Okay. Sarà inviata a, in questo caso c'è un comune dimostrativo, basta cliccare su invia e la pratica viene trasmessa al protocollo del comune di Mascalucia. In realtà viene trasmessa anche verso il vostro domicilio digitale per darvi così prova del contenuto che è stato trasmesso. L'istanza è stata inviata con successo, è stata inviata con successo oggi, è stata anche ricevuta, è stata anche protocollata. Non badate a numero di data in protocollo di oggi, solo perché è una pratica dimostrativa già protocollata ai tempi. E richiama il nuovo protocollo già associato. Okay. Quindi trovate istantaneamente sulla schermata della vostra compilazione un messaggio di conferma che sono andati a buon fine tutti i passaggi. L'invio, la ricezione e poi addirittura la registrazione, numero di protocollo. Ecco qua è subito disponibile la ricevuta di protocollo. Se non dovesse essere subito disponibile, tornate a distanza di qualche minuto e poi ci sarà anche la possibilità di scaricare in formato PDF la ricevuta che ci è stata proprio trasmessa dal software di protocollo del comune di Mascalucia. Ad esempio, sullo sportello Mascalucia, se andiamo a prendere la compilazione che ho già trasmesso, faccio vedere come mi è arrivata. Quindi vado nelle mie compilazioni, vado sulla compilazione già trasmessa il mese scorso. Allora, trovo il messaggio protocollata il 17/12 con il numero 36152. Nello spazio delle conferme, stranamente, non c'è il modulo PDF, probabilmente perché non ha compilazione prematura prima dell'attivazione e quella opzione non l'avevo ancora attivata, ma vi garantisco che troverete il messaggio come di qua, conferme con la ricevuta disponibile. Comunque la registrazione è automatizzata e troverete istantaneamente l'identificativo di cui potete prendere nota, che viene anche evidenziato nell'elenco iniziale delle vostre compilazioni, più
piuttosto che, tornando sulla scrivania, lo ritrovate anche, se andate sulle mie pratiche, all'interno dello stato di avanzamento. Vedete 3, 6, 1, 5, 2 del 17-12, quindi viene riportato un po' in tutte le schermate che riguardano quella pratica. Quindi ripeto un po', all'interno della vostra scrivania trovate le mie pratiche con accesso quindi a quelle che sono le vostre compilazioni aperte o chiuse che siano, e l'accesso all'avanzamento delle pratiche che sono state registrate dal comune. Ecco, questa è la sezione a cui mi riferivo prima quando vi dicevo che potete completare i vostri dati personali all'interno di uno spazio e fare in modo che poi sia il modulo ad andare a richiamare quelle informazioni ad autocompilarsi. Nel mio profilo trovate già tutti i dati che comunque lo sportello telematico ha recuperato dalla vostra identità digitale. Potete completare gli ulteriori spazi, inserire ad esempio l'indirizzo dello studio, i dati dell'albo, in modo che poi sia possibile beneficiare di quell'automatismo. Torno sulla compilazione aperta, mi è venuta in mente un'altra funzione disponibile che vi dico. Torno sul permesso di costruire. Ecco, questo comando che non vi ho mostrato, condivisione pratica, vi permette di condividere appunto la singola compilazione, quindi la compilazione di una pratica per intero, una singola pratica, con un altro collega. Quindi se fate parte, che so, di uno studio associato e intendete condividere la compilazione di una pratica, è possibile inserire il codice fiscale del collega, okay, che vedrà a quel punto la compilazione anche sulla propria scrivania. Quindi il collega potrà accedere con la propria identità digitale e vedere nella scrivania la pratica che invece avete magari abbozzato, iniziato a predisporre voi con la vostra identità digitale. Torniamo sulla pratica che ho trasmesso. Torno sulla CILA. In fondo alla schermata di una pratica già trasmessa, ecco, trovate questa possibilità: creare un'ulteriore compilazione per il comune Mascalucia, un'ulteriore compilazione magari correlata alla pratica già trasmessa. Non so, se necessitate di trasmettere integrazioni documentali o ad esempio per la CILA comunicare la fine lavori, ecco, potete selezionare la procedura da presentare. Vedete che c'è anche integrazioni documentali, c'è anche l'agibilità, modifica soggetti coinvolti, sono tutte procedure correlate potenzialmente a una CILA di cui potete necessitare. Fine lavori, crea nuova compilazione. Il sistema vi proporrà il modulo della fine lavori per copia dalla CILA da cui siete partiti. Se accedete alla compilazione del modulo, vedete che si tratta proprio della comunicazione fine lavori, già completo di molte informazioni che avete fornito. Il sistema vi chiede solo di indicare chiaramente la data di ultimazione dei lavori, dire se i lavori sono stati completati del tutto in forma parziale e ulteriori estremi che riguardano magari il titolo della comunicazione che ha legittimato l'intervento, solo le dichiarazioni, poi salvate la compilazione, adesso salvo una bozza, e che così perfezionate anche l'invio di questa comunicazione. Quindi come mandare la fine lavori, l'inizio lavori, le integrazioni, o individuate, magari non ce l'avete la pratica telematica già sullo sportello da cui fare questi passaggi, allora in quel caso sportello telematico, edilizia, modulistica, cercate la fine lavori e fate una compilazione ex novo della fine lavori. Okay. Magari la pratica l'avete già presentata negli anni scorsi in cartaceo, e allora fate una compilazione ex novo di quello che vi serve. Altrimenti, se la pratica di origine è già in telematico, vi conviene fare quel passaggio che ho fatto vedere, andare in fondo alla schermata di avvenuto invio, individuare la procedura correlata e predisporla da lì. Il vantaggio è che il modulo poi risulterà già compilato di molte informazioni. Questi passaggi e le opzioni disponibili
le illustriamo all'interno delle varie guide. Ad esempio, se mi scrivete come fare a presentare integrazioni, ve lo diciamo. Come faccio a trasmettere integrazioni documentali? Aprite la guida e diciamo, guarda che serve compilare un modulo in cui andrai a indicare dati di standard di riferimento, ad esempio il numero di protocollo associato. Per compilare il modulo devi accedere alla sezione, comunicare con l'amministrazione, trasmettere integrazioni documentali, oppure in alternativa puoi partire dal cruscotto, una pratica già avviata, come ho fatto prima, intravedere. Cos'è questo ambito comunicare con l'amministrazione? Torniamo in home page. Al di là del bottone edilizia c'è infatti una sezione generica delle comunicazioni di vario tipo. Potete comunicare con l'amministrazione, dove potete intercettare appunto la procedura che vi consente di inviare integrazioni documentali in forma spontanea oppure se vi è arrivata magari la richiesta da parte dell'ufficio tecnico. Nel pacchetto delle comunicazioni generiche sono anche procedure magari che possono servire per annullare, archiviare una pratica, per ritirare il provvedimento finale. Questo è interessante perché quando riceverete l'avviso di rilascio del provvedimento ci sarà scritto devi pagare il contributo di costruzione, devi presentare una marca da bollo. Come avviene la presentazione di quei documenti? Potrebbe avvenire questo, attraverso questa procedura di ritiro del provvedimento finale, che consiste nella compilazione di un modulo dove indicherete il numero seriale della marca da bollo che apporrete sul titolo, virtualmente sul titolo autorizzativo, e poi nello spazio di altri allegati potete anche mettere l'attestazione di pagamento del contributo di costruzione e procedere con un nuovo invio. Nel pacchetto delle comunicazioni generiche c'è anche l'accesso agli atti, che può avvenire chiaramente in forma del tutto telematica, quindi accedere agli atti, ai documenti amministrativi, all'interno trovate le diverse forme di accesso agli atti, tra cui quello standard, diciamo quel canale standard che vi permette di inoltrare una richiesta di questo tipo, accesso documentale, presentazione telematica, e andrete a riportare la vostra anagrafica, il titolo del richiedente, le modalità di consultazione, gli estremi dei titoli dei documenti di cui chiedete l'accesso e le eventuali informazioni che aiutano l'ufficio tecnico a individuare la documentazione. E poi gli estremi, le motivazioni dell'accesso agli atti. Ok, torniamo sull'home page, quindi edilizia, comunicare con l'amministrazione e poi per completare un po' la panoramica dei procedimenti che riguardano l'area tecnica c'è anche urbanistica e pianificazione con la possibilità di chiedere un CU, certificato presenza vincoli sulla comunale meno frequente, piuttosto che depositare un atto di aggiornamento catastale. Chiedere la certificazione buona facciata, niente, una pagina informativa che vi indirizza in caso di chiedere un CPU con l'indicazione di quella specifica che permette di capire se l'immobile ha i requisiti oppure no. E poi c'è anche la vincolistica con la descrizione dei procedimenti, diciamo, paesaggistici, quindi richiesta di accertamento di compatibilità o di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata, che vi indirizzano però alla piattaforma della sovrintendenza, che è il canale da cui appunto presentare le richieste di questo tipo. Io così ho completato la panoramica, un po' delle funzionalità, ho fatto intravedere anche qualche contenuto, poi chiaramente se siete interessati ad approfondire un argomento in particolare lo fate presente nello spazio delle domande e apriremo così un confronto. Passo la grazie, parola a te. Grazie mille Giovanni per l'intervento esaustivo e per aver spiegato nel dettaglio lo sportello e come si presenta una pratica telematica. All'inizio non l'ho detto, ma l'evento è registrato e sarà disponibile già da oggi sul nostro canale YouTube,
quindi lo potete rivedere tutte le volte che volete, se per caso non vi è chiaro qualche passaggio, avete il link a vostra completa disposizione. Ringrazio ancora una volta i periti industriali che hanno concesso il patrocinio e 2 crediti formativi, i geometri, il patrocinio e 2 crediti formativi, gli agronomi forestali, il patrocinio e 0,25 crediti formativi. Ricordo ancora che per chi deve ottenere i crediti professionali, al termine dell'evento ci penseremo noi a mandare i vostri elenchi ai rispettivi ordini professionali, quindi non è necessario che ci scriviate i dati personali all'interno della chat, perché ce li avete già comunicati al momento dell'iscrizione. Prima di leggere una domanda, vi lancio un sondaggio su quanti di voi possiedono SPID. SPID, come sapete, come vi ha presentato il mio collega Giovanni, è uno strumento necessario per accedere allo sportello, oltre a CIE e CNS, e inviare le vostre pratiche online. Vi ricordo che per ottenerlo è sufficiente seguire le indicazioni sul sito www.speed.gov.it, compilare i campi richiesti e successivamente recarsi da uno degli identity provider per richiedere la propria identità digitale. Quindi direi che comunque il 95% di voi possiedono SPID, quindi direi che i cittadini, i professionisti di Mascalucia sono digitali. Giovanni, ti leggo una domanda che è arrivata e chiedo a te di rispondere. Un cittadino ci chiede, e un professionista ci chiedono, se ho problemi con lo sportello, a chi chiedo supporto? Allora, in prima istanza io consiglierei, in caso di problematiche, di accedere alla sezione delle domande frequenti o comunque di ricercare quell'argomento nello spazio informativo, che al 99% quell'argomento l'ha già toccato, in quanto si tratta magari di problematiche che sono state già approfondite. Nel caso in cui non dovesse trovare un argomento correlato di quel tipo, potrebbe contattare in prima istanza il comune, che poi, preso atto della richiesta, eventualmente ci coinvolge, se in particolare la richiesta è collegata ad una problematica tecnica sulle funzionalità dello sportello telematico. Quindi nella pagina dei contatti trova tutti i recapiti nel caso in cui fosse rapido bisogno, e niente, trova un po' tutte le persone di riferimento per i servizi attivi sullo sportello. Perfetto, grazie mille. Direi che siamo arrivati alla conclusione dell'evento. Chiedo al responsabile dell'area urbanistica, Alfio Gibilisco, se vuole dire 2 parole in conclusione. No, va bene, ho seguito il programma, mi sembra abbastanza abbastanza funzionale, ecco, funziona abbastanza bene. Speriamo che non ci siano intoppi di alcun genere, e va bene così, grazie. Perfetto, grazie mille a tutti i relatori e ai partecipanti che sono rimasti connessi fino ad ora. Vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon utilizzo dello sportello telematico. Arrivederci a tutti. Buongiorno a tutti. Vediamo che punto è.